Benvenuti all'interno dell'anfiteatro di Parco Città. Questo è l'ultimo appuntamento della rassegna estiva Cinema sotto le stelle. Ne approfitto a nome del team di Parco Città per ringraziarvi del grandissimo successo che questa rassegna ha avuto quest'anno. È cresciuta tantissimo e davvero questa risposta è stata per noi motivo di orgoglio e soprattutto ci ha dato modo di lavorare sempre più intensamente per offrirvi un servizio che sia sempre all'altezza, quindi grazie di cuore. Quest'ultimo appuntamento appunto fa parte della rassegna Cinema sotto le stelle, che fa parte del programma di eventi ampio di Parco Città intitolato Summer Park, promosso da Parco Città, la Fondazione dei Monti Uniti con il patrocinio della Regione Puglia e il Comune di Foggia e il sostegno di due importanti sponsor molto preziosi per appunto la realizzazione di questi eventi, Rosso Gargano e Lobozzo Gelati. Questa sera sarà proiettato il film Lo Spietato, che rientra all'interno del progetto Schermi di Puglia, film, set e storie dal territorio, promosso dall'associazione Sale di Città, con Parco Città e il supporto di Cinema Felix, Lettere Meridiane e Circuito Cicolella, e il sostegno di Apulia Film Commission. Vi ringrazio, cedo la parola a Fabio Principe, presidente di Sale di Città, e grazie ancora per il sostegno e il supporto a Parco Città. Grazie, buonasera a tutti, grazie anche da parte mia per la partecipazione, anche se adesso noi di qui non vediamo più assolutamente nulla, potreste essere ben andati tutti quanti, ma non vi vediamo. Quindi grazie a voi, per me è chiaramente doveroso il ringraziamento a Renato De Maria, che è qui accanto a me, che è il regista del film di questa sera, Lo Spietato, che è tornato qui a Foggia, vi avviso, prima di venire qui ha voluto fare una passeggiata in centro, quindi ha voluto no, facciamoci una passeggiata, voglio rivedere Foggia. Con lui affronteremo una chiacchierata sul film, chiaramente ci faremo raccontare qualche cosa rispetto al film, alla produzione, eccetera. Sarà anche l'occasione per discutere un po' delle possibilità che grazie alla Puglia Film Commission, a produzioni come quelle che si sono girate qui, per questo territorio possono venire da interventi e azioni specifiche che si possono realizzare. Appunto, per parlare di questo, oltre che a Renato De Maria, c'è Giovanni Dello Jacopo, componente del Consiglio di Amministrazione di Puglia Film Commission, e Peppino D'Urso, che è il presidente del Teatro Pubblico Pugliese. Allora, la prima non è neanche una domanda, Renato, visto quello che ho detto, Foggia è voluto fare la passeggiata, quindi proprio per ritrovarti. Sì, perché a Foggia io ho avuto la possibilità di realizzare il mio film, che è ambientato a Milano alla fine degli anni, attraversiamo tre decenni, 60, 70 e 80, e a Milano è tutto ricostruito, è tutto rifatto, quindi al di là, a parte un paio di settimane non potevamo girare, avevamo bisogno di trovare location che avessero quel sapore e quel respiro appunto anni 70-80, e siamo capitati a Foggia per fare i sopralluoghi e mi sono innamorato proprio di Foggia, anche perché ero in prospettiva di girare il mio film, e quindi ho trovato bellissimi appartamenti anni 70 con degli interni del mobilio anni 70 fantastici. Ho trovato chiaramente la disponibilità della città, dove ho trovato per esempio lo spazio appunto della fiera, dove abbiamo avuto questa possibilità di ricostruire molti esterni ed interni di Bucinasco. E, insomma, qui ho trovato la mia Cinecittà, ecco, e quindi ci sono molto legato alla città perché è stato un periodo molto felice. Poi il film è stato anche un successo, ormai lo possiamo dire, e quindi sono ancora di più legato a questa esperienza che ho vissuto qua, ecco. Allora, parliamo di questa cosa, perché è uno degli argomenti, poi affrontiamo l'aspetto produttivo anche con Giovanni e Peppino. È stato un successo perché questo è un film originariamente pensato per la sala, in realtà poi ha avuto anche qualche piccola apparizione in sala, non in Puglia, ma in realtà è un grande successo perché è una produzione Netflix, per cui questo film, mi dicevi, 180 paesi, 190 paesi in tutto il mondo lo hanno visto. Che cosa vuol dire adesso per chi fa cinema questa opportunità? Cioè, ci sono state tante polemiche. Che cos'è adesso per chi fa cinema avere la possibilità di avere Netflix, che distribuisce un film e lo fa vedere ovunque? Ma
Anche per me era una novità, noi appunto il film l'avevamo fatto per normale uscita, pensavamo di montarlo durante fino all'estate, di andare a Venezia, di sperare di andare a Venezia e poi di uscire nelle sale adesso, in questo periodo. E quindi un percorso classico. Invece Netflix ha sentito parlare del progetto e ha prima chiesto di leggere la sceneggiatura, poi ha chiesto di vedere una parte del girato, erano sempre più interessati, poi quando hanno visto il premontato l'hanno comperato, l'hanno preso per tutto il mondo. Chiaramente Netflix è una piattaforma digitale, cioè tu fai gli abbonamento appunto e quindi c'ha 250 milioni di abbonamenti nel mondo. E quindi è un colosso, è l'industria che è cambiata, anche per me era una novità, quando mi hanno detto che Netflix lo voleva prendere, io ho detto oddio, non vado a Venezia, non faccio la mia cosa in sala, eccetera. E poi il mio produttore mi ha detto che sei scemo, e poi si è rivelata un'esperienza bellissima, perché Netflix ci ha creduto tanto, ha spinto moltissimo il film. E poi è successa una cosa che non si aspettava neanche Netflix, cioè che il film ha dilagato nel mondo, proprio è stato in classifica in tutto il mondo. Siamo usciti ad aprile e siamo stati per 6-7 settimane nella top 5 praticamente di tutto il mondo, primissimi nei paesi arabi, secondi in Inghilterra e Irlanda, top 5 in Sud America, negli Stati Uniti, in tutta Europa. E alla fine, insomma, non posso fare il calcolo di quanti milioni di persone l'hanno visto, però sono tantissime, molto molto di più di quelle che avrei raggiunto uscendo in Italia. E in Francia avrei dovuto uscire, perché il film era coprodotto dai francesi, quindi sarei uscito in Italia e in Francia. Ovviamente Netflix è il mondo, e quindi è stata una cosa, è stato tradotto, sottotitolato in 190 paesi, ma anche doppiato in 30 paesi, da 30 paesi, quindi in America per esempio lo potevi vedere anche doppiato in inglese, è stato doppiato in 30 lingue, cioè hanno fatto un investimento enorme, e quindi cioè il mondo cambia, ma a me è dispiaciuto non uscire in sala in Italia, chiaramente ci tenevo moltissimo. Qua per esempio in Puglia non siamo usciti neanche in una sala, ma questo fa parte di un conflitto esercenti che ce l'hanno con Netflix, perché lo vedono come un nemico. Invece in America convivono, adesso l'ultimo film di Scorsese è prodotto completamente da Netflix e in America esce in sala e in piattaforma. Anche qui si poteva fare, non si può fare per legge, era una cosa complicata che al pubblico non interessa. Insomma, fatto sta che non siamo usciti in sala, questo mi è dispiaciuto, però è stato visto da decine di milioni di persone, quindi è incredibile per me. Allora, qui a Foggia non lo vediamo in sala, ma lo vediamo, diciamo, con la stessa atmosfera della sala. Chiaramente la proiezione non sarà qualitativamente la stessa che si può fare in una sala, però è quello che è un po' lo spirito dell'associazione con la quale ci siamo riavvicinati al cinema. L'idea che, appunto, fermo restando che sposo in pieno quello che ha detto Renato, ormai l'industria va da un'altra parte, la possibilità, come stiamo facendo questa sera, di vedere dei film con tante persone accanto che possono scambiarsi poi un'opinione rispetto al film che hanno visto, possono condividere determinate esperienze, rimane ancora un aspetto importante, non più fondamentale per l'industria, ma ancora importante. Un'ultima domanda sugli aspetti produttivi, così poi coinvolgo anche gli altri. Girare ormai in Puglia non è più una moda, cioè ormai è una realtà. Per uno come te, che oltretutto, insomma, cinema, televisione, documentari, insomma, la tua carriera la conosco tutti quanti, venire qui, che tipo di professionalità hai trovato? Perché ormai la Puglia Film Commission è un percorso ormai di quasi 15 anni. È reale che per voi qui, al di là dei contributi economici, dei vantaggi, tutta quanta una serie di cose, si trovano delle professionalità che possono essere utilizzate? A proposito di professionalità, poi chiamiamo qui uno degli attori, che è foggiano, che è Michele De Virgilio, che dovrebbe essere da qualche parte. Ma guarda, non voglio essere retorico e non voglio apparire così, siccome sono qua dico delle cose gentili, ecco, è veramente sentito dal cuore quello che dico. Non ho solo trovato professionalità, ho trovato entusiasmo, ed è la cosa più importante, perché il nostro lavoro è una grande scommessa
è una grande fatica fare, mettere insieme un film, perché hai a che fare con tante tante problematiche complesse, e se non c'è l'entusiasmo, se c'è solo, diciamo così, l'aspetto tecnicamente professionale, manca qualcosa. In questo, per fare il nostro lavoro ci vuole molta professionalità ovviamente, tanta abnegazione, ma soprattutto ci vuole entusiasmo, e qua ne ho trovato tantissimo, persone meravigliose che sono spese per il film, che sono divertite a farlo e ci hanno messo tutto il loro impegno in una maniera bella. Io sono stato proprio bene qua, proprio bene bene. Allora Giovanni, noi ne abbiamo parlato tra di noi, adesso Renato ha tirato fuori l'argomento, ne ha accennato. Foggia è stata utilizzata come location nello specifico, e Renato prima parlando ne diceva uno degli elementi che ha fatto sì che, fermo restando la scelta della Puglia, si optasse per Foggia invece che per un altro territorio, era la disponibilità di spazi, sia appartamenti, cose di questo genere, sia lo spazio della fiera, che per una produzione vuol dire creare opportunità per far sì che sei in esterno, ma al tempo stesso allestisci spazi, hai quello che in gergo si chiama un cover set, sia delle scene in esterno e quindi possibilità di produzione. Che possibilità abbiamo da quel punto di vista, passo a te, come Puglia Film Commission, di sfruttare questa potenzialità? Buonasera a tutti, e anche io mi complimento per la riuscita, perché l'eco di questa rassegna, diciamo, ha rimbalzato nelle spiagge e non nelle spiagge, e è andata benissimo al di là delle piogge che hanno funestato le ultime un paio di proiezioni, ma insomma conta quello che è successo a livello di pubblico, di seguito. E per noi di Apulia, io sono consigliere di amministrazione di Apulia Film Commission da febbraio, e fra le missioni, diciamo, di Apulia Film Commission c'è anche quella di creare opportunità del genere, che servono non soltanto a vedere pellicole che possono avere, rischiano di avere una distribuzione limitata, ma anche quella di creare familiarità, cultura cinematografica nel pubblico, diciamo, farlo continuare a vivere come fatto popolare. Ecco, una cosa come quella di stasera, diciamo, lo sublima, no? Questo scopo. Io stamattina sono andato a fare un paio di ore di lezione all'ITS Apulia Digital Maker. Mi hanno chiesto i ragazzi che seguivano il corso di multimedia producer, e chiudevano il loro biennio e hanno fatto un incontro con le realtà imprenditoriali o di altro tipo con cui potevano avere a che fare nel loro lavoro. Sono ragazzi che ciascuno di loro, per il loro talento, le loro competenze, avevano un'età che andava dai 19, che va, sono vivi, dai 19 ai 23 anni, ragazze e ragazzi della provincia di Foggia e di Foggia, per le loro competenze e il loro talento hanno voglia di cimentarsi in questo mondo fantasmagorico che riguarda, che diciamo attiene al prodotto audiovisivo. Non parlo solo del cinema, perché quelle professionalità sono formate per l'industria audiovisiva a 360 gradi. Ho detto loro che esistono gli strumenti in Puglia oggi per poter lavorare al cinema e all'industria audiovisiva anche a Foggia, anche nella periferia, diciamo, in quella che normalmente viene considerata la periferia dell'industria cinema. Il film che vedremo stasera, per le cose che ha appena finito di dire il regista, ha avuto un exploit probabilmente anche inaspettato, perché ha scelto una piattaforma distributiva, si dice tecnicamente, vista in modo diffidente, diciamo, dal cinema, dagli esercenti, ma succede in Italia, succede in Francia, un po' meno nel mondo, e invece il futuro. In quest'anno Netflix ha annunciato che investirà in Italia 200 milioni di euro
per chi fa cinema significano cose importantissime, al di là dei fondi che può mettere il pubblico, perché cioè, stiamo parlando di soldi veri. Quest'anno, no, nel 2018, il pubblico di abbonati in Italia a quella che viene chiamata broadband TV, cioè la TV che gira attraverso internet, il pubblico di abbonati italiano è cresciuto del 125% rispetto al 2017, siamo 5.200.000. Si calcola che l'anno prossimo si raddoppia. È impossibile non tenere conto di quella piattaforma, è impossibile, perché ciascuno di noi, anche se fingiamo di essere un'elite raffinatissima che va soltanto per Cineforum, invece fruisce di documentari, di cortometraggi, di lungometraggi, di film, di qualsiasi cosa, di serie, non ne parliamo delle serie, di cartoni animati, di qualsiasi cosa, con piattaforme che non sono soltanto Netflix, sono Infinity, sono ormai moltissime. Non solo, c'è una platea di 20 milioni di utenti che frequenta prodotti audiovisivi su piattaforme gratuite, non a pagamento, cioè YouTube, cioè RaiPlay, cioè sono piattaforme il cui costo, diciamo, per noi utenti è la pubblicità che ci dobbiamo sobbarcare, che ogni tanto passa, che gira intorno allo schermo. Perché io dico tutto questo? Perché questa è l'industria. Il compito della Puglia Film Commission non è soltanto quello di fare l'agenzia di viaggi, non è quello di fare l'agenzia di viaggi, l'agenzia del turismo, è quello di cercare di far diventare sempre di più un'occasione economica per chiunque voglia cimentarsi in questo grande sogno che è la realizzazione di un prodotto audiovisivo. Cioè il regista immagina, crea, si immagina un mondo, ma per girare quello che vedrete, ed è bellissimo quello che vedrete, ha usato dei carpentieri, cioè il loro lavoro, chiedo scusa, è ancora questo miracoloso impasto, Netflix o non Netflix, di sogno, immaginazione e poi materialità, cioè di cestini di panini che devono essere portati, cioè elettricisti, cioè è tutto questo che poi realizza quello che poi noi vediamo allo schermo, piccolo o grande che sia. Ora, per arrivare alla domanda di Fabio, è certo che uno spazio così largamente sottoutilizzato, vecchio ormai per le funzioni per cui era stato immaginato, non c'è più un'esigenza per i contadini di venire a vedere 2000 vacche alla fiera di Foggia, hanno altri strumenti per farlo. È ben possibile che quello spazio possa essere ridestinato, rifunzionalizzato, come si dice con gergo orribile. Perché mi mantengo prudente rispetto alla risposta? Perché so che questa cosa non può vivere soltanto della droga e della provvista pubblica. Cioè dobbiamo essere abili a creare condizioni interessanti per loro innanzitutto e per chi deve investire. Per voi lo sapete meglio di me in questo, interessante è una condizione in cui si aggregano tanti fattori, non soltanto uno spazio che può trasformarsi in un teatro di posa cinematografico, ma alberghi, clima, la possibilità di trovare professionisti in loco, perché tutti i produttori, anche il produttore di 007, che diciamo avrà un po' più di disponibilità diciamo, rispetto, ha comunque l'esigenza di comprimere i giorni di lavorazione, non si sfugge a quello, nessuno fa le cose. E per fare questo noi abbiamo bisogno di fare ancora un altro lavoro. Dico però che alcune cose importanti sono già accadute, e una delle quali è
aver introdotto dal punto di vista amministrativo la possibilità che in fiera si possano, alla fiera di Foggia, nel quartiere fieristico di Foggia, si possano svolgere anche funzioni legate al mercato audiovisivo. È scritto nei documenti, è scritto una delibera che abbiamo messo in un consiglio comunale, per trasformarla dal wishful thinking a qualcosa di reale c'è il lavoro e noi ci impegneremo in questo. Prima dello stop estivo abbiamo fatto un consiglio di amministrazione in Apulia Film Commission in cui abbiamo scritto anche questo obiettivo strategico per Foggia. Grazie, non so se è arrivato nel frattempo l'assessore Anna Paola Giuliani, che sarebbe stato importante sentire su questo, se no poi sicuramente ci sarà occasione per tornarci, a tornare a discutere di questo. Peppino, come in questa logica il teatro pubblico può intervenire a supporto? Chiaramente se l'assessore Anna Paola Giuliani è arrivata, una mano, perché noi di qui non vediamo assolutamente nulla. È come se fossimo al buio. Allora, come si può inserire in questo discorso il lavoro del teatro pubblico pugliese, che accanto da Puglia Film Commission, come dire, è l'altra gamba che sostiene l'industria dello spettacolo sul territorio? Buonasera a tutti. Ma insomma, intanto individuando terreni comuni, insomma, di incontro, di confronto, di collaborazione, insomma, perché l'obiettivo principale di questi enti e della Regione Puglia, poi in maniera più complessiva, è quella di valorizzare il nostro territorio, i nostri talenti, le nostre realtà, i nostri attrattori culturali. Quindi da questo punto di vista ci possono essere elementi di comune interesse, insomma. Io voglio sottolineare ancora una volta, dirò poche cose, la presenza in questo film di attori pugliesi importanti, Riccardo Scamarcio, insomma, soprattutto, ma insomma il foggiano Lino Di Virgilio, che però non vuole venire qui a sedersi. L'ho visto, l'ho salutato prima, qui se viene ci fa piacere, anche perché è un volto noto ai più, credo, no? Soprattutto ai televisivi, ma non solo ai televisivi, perché Lino ha anche il vizio del teatro, diciamo, ogni tanto gli capita queste cose qui. Ma insomma, io sono contento di queste congiunture, insomma. Oggi pomeriggio vi racconto questo, oggi ho avuto una giornata un po' intensa per vari motivi. Alle 18:30 sono andato all'Hotel Cicolella perché c'era un artista che dovevo salutare, poi vi dico chi è. Beh, in quel momento ho incontrato anche Renato De Maria, che ho conosciuto e ho salutato con grande piacere. E si sono salutati due artisti, perché si conoscono bene, sono amici, credo. Renato De Maria ed Ezio Bosso, che è a Foggia, Ezio Bosso, e approfitto per comunicarvi ufficialmente che sarà nella nostra città, grazie alla Regione Puglia e al Teatro Pubblico Pugliese, sarà per 4 giorni. Domani leggerete sulla stampa, sui social, l'articolazione della sua presenza. Sarà 3 giorni al Teatro del Fuoco, con prove aperte. Voi sapete cosa significa, questa è una cosa bellissima, e poi l'ultimo giorno al Teatro Giordano per il concerto finale. Quindi dico queste cose perché poi insomma le negatività, le brutte notizie poi vengono in qualche maniera compensate da queste cose, da queste belle iniziative che riusciamo a fare grazie anche alla sinergia tra enti, grazie alla presenza di uomini d'arte di assoluto valore. E grazie poi ai lavoratori, a chi poi ci lavora ogni giorno, e qui credo che un applauso dobbiamo farlo agli operatori di Parco Città, perché sono oramai, vi comunico che un gruppo di giovani oramai si è impadronito di questa bellissima esperienza che va avanti anche con risultati, devo dire, abbastanza lusinghieri. Insomma, io sono uno dei tanti volontari non giovani, non giovanissimo diciamo, ma che ci crede molto in questa esperienza, e i risultati credo che siano di conforto per tutti. Grazie e buona visione. Allora, 2 minuti e cominciamo. Allora Renato, torniamo a parlare un attimo del film, approfittiamo anche di Lino, che avvicinati Lino, dai, vieni qui. Avvicinati a Renato, dai, mi alzo io. Queste sono le poltrone anni 70. Utilizzate. Allora,
girare a Foggia, al di là degli aspetti produttivi, eccetera, che tipo di ambiente hai trovato? Cioè, vabbè, Lino è un, Michele è un professionista che insomma opera qui, ma insomma diciamo più o meno casualmente. Che tipo di diciamo professionalità o risorse hai trovato qui per quello che riguarda gli attori, il cast, le comparse, al di là della disponibilità di cui parlavi prima? Intanto Michele non è un attore solo di Foggia, io lo conosco già da Roma, è un super bravissimo attore che insomma che mi è stato molto contento di averlo nel film, ha fatto un ruolo stupendo, è bravissimo, bravissimo, lo vedrete se non l'avete visto, un ruolo bellissimo, non fa una bella fine nel film, ma non è la prima volta. Quindi è un attore super professionista, ecco. Poi qua ho trovato intanto attori locali molto 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 bravi, ce n'è uno in particolare che purtroppo non so il nome, perché appunto come diceva Giovanni ci lavora tanta gente in un film, tanti tanti, quindi per me ricordare tutti i nomi è impossibile, è proprio impossibile, sono centinaia di persone che ci lavora, 100 nomi non ce la faccio a ricordarmeli, però ci sono degli attori che hanno fatto dei piccoli ruoli qua strepitosi, veramente strepitosi, e poi le tante facce che compongono, diciamo così, quelle che tecnicamente vengono chiamate comparse, figurazioni o cose di questo genere, che però danno la verità al film, no? Per esempio c'è una scena di un matrimonio dove ci saranno stati 60-70 comparse, tutte di Foggia. C'è un'altra scena di una festa della Madonna di Polsi che abbiamo girato qua a Borgo Incoronata, dove tutta la popolazione, sotto la pioggia, doveva esserci il sole, doveva essere una festa della primavera, della cosa eccetera, un diluvio universale sotto il fango, però appunto con l'entusiasmo e queste bellissime facce che sono le facce dell'Italia, diciamo che nei set romani, milanesi eccetera, diventano tutte facce che sono sempre quelle, capito? E poi comunque con una somia che non è più il racconto dell'Italia, invece qua insomma basta, cioè adesso sembra quasi che mi sto a comprare il pubblico, insomma mi sono trovato bene, belle persone, belle facce, bello, mi sono divertito un sacco, anche quella giornata lì che diluviava, ci siamo divertiti tutti insieme, nessuno si è lamentato, c'era freddo, c'era, abbiamo tenuto i piedi nel fango per... qualcuno si è lamentato, vabbè, ci sta, tu. No, insomma, poi penso che abbiamo parlato abbastanza, forse beh, è ora di lasciare spazio al film. Allora, grazie Lino. Grazie a Fabio Principe e a tutta l'organizzazione per avermi invitato, e sono contentissimo di essere qui, sono contentissimo di tornare a casa e di partecipare a queste operazioni culturali, soprattutto quando c'è Renato De Maria che ha dietro la macchina da presa, e poi magari col tempo vi racconterò il primo incontro con Renato al Provino, e, delirio, bellissimo, amore a prima vista, Un'altra volta. E adesso vi lascio, vi saluto e zafo. Ciao.